Amici di Golf Television, ben ritrovati dal Golf Club Carimate. Elio da Seriate ci dice come, ci chiede come affrontare l'approccio in discesa con un green in discesa. Siamo alla 8, sono venuto lungo, mi trovo con la palla completamente in discesa, ho tanto rough davanti, poco green per fermare la palla. Qualsiasi colpo che noi andiamo a giocare è influenzato dal lie della palla. Che cos'è il lie? È la posizione della palla sul terreno. Quindi quando io arrivo sulla palla devo studiare come è messa. Se la palla è messa bene ho una quantità di colpi pazzeschi da poter fare. Se la palla è messa male sono più limitato nella scelta del colpo. Quindi andiamo ad analizzare. In questo caso la mia palla è messa discretamente bene, ho due possibilità. La prima possibilità è quella di schiacciare la palla, comunque essendo in discesa mi diventa più facile, nel raffettino e farla rotolare dentro. Prendo tranquillamente un sand, un 56 gradi, posiziono la palla leggermente a destra, il peso del corpo è a sinistra perché devo assecondare la pendenza del terreno, anche i fianchi sono a sinistra, tengo le mani verso sinistra e vado a giocare colpo assecondando bene la pendenza del terreno, facendo rimbalzare la palla appena prima del green e facendo arrotolare dentro. Nel momento in cui dovessi avere un green più duro, la palla mi rotola parecchio di più. Nel caso in cui la mia palla dovesse essere messa bene, impugno il bastone leggermente aperto, lascio giocare il bastone cercando sempre di far scivolare il bastone attraverso l'impatto con la palla e quindi lo faccio scivolare sotto. Devo cercare di portare la palla in green con una traiettoria leggermente più alta e quindi cerco poi di fermare la palla. Abbiamo fatto un buon colpo, vi aspetto alla prossima puntata.